Sono arrivati da tutta la Puglia, fin anche da Lecce e Cerignola, per assaggiare e acquistare l'oro rosso di Conversano, epicentro di quella vasta terra del sud-est barese, regina nella produzione della ciliegia. Una festa tutta per lei, al suo nono anno. Negli stand fa bella mostra di sé la specialità più ricercata, la Ferrovia. Ottima la qualità 2012, dolce e squisita, ci dicono i bambini. Molto bassa la quantità che giustifica il prezzo. 3 euro all'ingrosso, 5 alla sagra. Dobbiamo dire, non per campanilismo, che la ciliegia di Conversano è una delle migliori e la Ferrovia è a livello nazionale, organoletticamente, la, non dico la migliore, ma tra le migliori ciliegie che vengono prodotte. Tra i visitatori si confondono decine e decine di podisti, professionisti e dilettanti, protagonisti del 18° giro degli archi, per la prima volta abbinato alla sagra. 2 percorsi di 3 km per i principianti, di 10 per i più allenati. Novità 2012 voluta dal comitato organizzatore. Sapori in Conversano, la scelta di devolvere il ricavato della manifestazione per completare il restauro della cattedrale. Obiettivo della festa, rilanciare la promozione di un frutto peraltro dalle molteplici proprietà depurative e disintossicanti, che fa bene al cuore, rallenta il processo di invecchiamento ed è un concentrato di melatonina a beneficio di chi soffre di insonnia. Gli sforzi ora sono nell'organizzazione di un'unica festa insieme a Turi nel nome della ciliegia. Siamo convinti che l'unione tra Conversano e Turi possa costituire una garanzia per il futuro, cioè possa darci la forza per proiettarci su una dimensione diversa, una dimensione più nazionale e internazionale.